Ciao artista, benvenuto su Artista Dentro. Oggi parliamo di azioni in scena, subito dopo la sigla. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere il video settimanale e video bonus che escono qui su Artista Dentro. Tutti i giorni escono anche video shorts, non perderli assolutamente. E mi trovi su tutti i social come Letizia Dispare e sul canale Artista Dentro sulla piattaforma Viola. Hai addirittura la possibilità di vincere mensilmente una lezione completamente gratuita con me. Veniamo all'argomento di oggi: azioni in scena. Ti prego, dal profondo del mio cuore, di non far finta di creare e di agire in scena con oggetti che non esistono. Tantissime volte vedo questo. Sì, ciao, come stai? Sì, tutto bene, ok, ciao, a presto. Ma perché, ragazzi? Non fate finta. Cioè, recitare non vuol dire scimmiottare, vuol dire far fluire l'energia di un personaggio, creare una realtà credibile, naturale ed organica. Non vuol dire far finta di avere cose in scena. Che attenzione, non vuol dire visualizzare un qualcosa che non c'è, che ci è utile per la nostra performance, ma parlo di oggetti con cui interagire attivamente che in scena non esistono. Andrò controcorrente, me ne rendo conto, ma se state frequentando un corso di recitazione di teatro e vi dicono di far finta di parlare al telefono facendo così o di scrivere facendo finta di avere un quaderno e una penna, rifiutatevi, ragazzi. No, non è così che si fa, non è così che si entra nel mood giusto di quello che si deve fare. Partite con il piede giusto. Se siamo dei professionisti e ci troviamo in una situazione dove ho dimenticato la penna e devo fare la prova prima di andare in scena, o sono nel mentre di una situazione che non mi permette di avere il quaderno, ma sono un professionista e so perfettamente come si scrive, so perfettamente la sensazione perché ho provato tanto quel personaggio e perché comunque ho delle tecniche all'interno del mio zaino che mi permettono di agire anche in modo particolare alcune volte, ma vi assicuro che non è comunque la stessa cosa dell'avere il quaderno e la penna e fare l'azione reale. Non è la stessa cosa di avere un cellulare con un suo peso, una sua dimensione, un suo volume attaccato all'orecchio, anche se dall'altra parte non c'è nessuno, anche se non squilla e anche se la gente non parla dall'altra parte. L'oggetto deve essere reale. Non potete far finta di guardare l'orologio, di addentare una mela. Ribellatevi a voi stessi quando vi succede di mimare una cosa del genere. Datevi un pizzicotto e dite no. Se non hai un oggetto, crea qualcos'altro. Abituatevi da subito ad essere concreti, a non andare per farfalle, che non serve a niente. Io spero che questo video molto breve ti sia utile per capire la dimensione e per capire ancora di più, se ancora tu non l'avessi capito con tutti i miei video, che fare l'attore non è scimmiottare, non è darla a bere, non è lavorare sul mostrare. E se hai un insegnante che ti porta verso quella strada, semplicemente con garbo ed educazione puoi dire: non mi trovo molto in linea a far finta di avere un oggetto, posso prendere quella cosa lì? Vai nella direzione che ti porta autenticità, mi raccomando. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, vai a vedere gli altri video se ancora non l'hai fatto. Live with passion always, alla prossima, ciao.